Enrico Giovannini, grazie all'impegno della sua associazione è cresciuta una cultura attenta a uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Cosa si deve fare e si può fare adesso? Tantissimo, perché il tempo a disposizione è molto breve. Abbiamo bisogno di fatto di cambiare il modello di sviluppo non solo di un paese, ma di tutto il mondo. La buona notizia proprio nelle ultime settimane è che l'Unione Europea ha deciso di prendere molto seriamente questo aspetto con la nuova Commissione Europea e anche il nuovo governo per la prima volta ha citato l'Agenda 2030, lo sviluppo sostenibile come uno dei driver fondamentali delle proprie politiche. Le imprese si stanno accorgendo di questo tema, insomma ci sono delle condizioni per provare a accelerare perché siamo in drammatico ritardo. C'è una consapevolezza maggiore da parte delle nuove generazioni. Come si spiega questa attenzione al futuro? Perché da un lato nelle scuole si parla ormai di questioni ambientali da molto tempo. Dall'altro però è anche vero che con la situazione attuale è chiaro che sono i giovani preoccupati più del futuro delle vecchie generazioni, ma abbiamo bisogno di coinvolgere tutti. Per questo come ASVIS abbiamo lanciato il 28 settembre i Saturdays for Future, che seguirà il Fridays for Future, lo sciopero degli studenti, per esempio per coinvolgere le famiglie nelle abitudini di spesa che possono e devono cambiare nelle imprese, il modo con cui si produce può cambiare.